Dove sta? Vieni qua un attimo, per favore, vieni. Maurizio, c'è la televisione, vieni qua. Ci troviamo a Latina, due passi dalla Pontina. Siamo davanti ad un negozio di articoli per la casa, biancheria, che non è un semplice negozio, è seguitissimo sui social e ogni domenica ormai organizza un evento chiamato 321. Lo vedete alle mie spalle, tutte queste persone stanno per partecipare a questo evento e adesso capiremo anche perché. 3, 2, 1, tutta l'Italia! Chi è Luigi Murciano? Questa è una bella domanda. Allora, come, se vuoi che rispondo come rispondo a tutti, è la domanda che dico. Luigi Murciano è uno sce, puntini puntini, perché parolacce non si possono dire, che è strillato la mattina alla sera. Però penso che sia più uno sfogo liberatorio, chiamiamolo così, una cosa che, la voce che non si è mai fatta sentire e oggi la faccio sentire a tutti, chiamando il nome di mia moglie, che è quello che è andato, diciamo che ha fatto un pazzo un po' tutti, sto strillo, Patrizia! Questo è quello che, diciamo, tra virgolette, è nato, ed è nato per un gioco. Però è una voce che oggi la sentono tutti, a me fa contento che i bambini la strillano e che la gente la strilla, le mamme a casa, la sorella, l'amica. Questo oggi è Luigi Murciano. La vogliamo raccontare la storia di Luigi Murciano, perché oggi chi è? Ma chi era Luigi Murciano e come è arrivato ad essere quello che è adesso? Allora, se parliamo realmente, Luigi Murciano era una persona come tutte le altre, con un po' di errori nella vita, che non mi vergogno a dire, che ho pagato senza andare nei dettagli, che ho fatto solo errori, ho fatto tanti sbagli nella mia vita e oggi me li sto ripagando e ho anche pagato all'epoca quello che era giusto da pagare e oggi mi sono messo il mio riscatto contro tutti, ti ripeto, l'unica che ha creduto a me è stata Patrizia, come tu la sentite la strillo, e i miei figli. Il resto è tutto un contorno, diciamo, come lo chiamo io, un circo mediatico che c'è anche prima che mi giudicavano quando sbagliavo e che mi giudicano oggi, che diciamo tra la vita, che io non dico di essere diventato qualcuno, però qualcuno per me stesso sono diventato, che ce l'ho fatta, non mi sono pianto addosso, ho buttato il passato alle spalle, non rinnegando, e ripeto, non rinnegando né il mio passato di prima, né i miei vecchi amici che ti dico che mi hanno aiutato, parliamoli così di amici, non mi vergogno di dove abbiamo mangiato, di quello che non c'avevo manco soldi per la spesa e per niente, ho avuto amici che mi hanno aiutato, gente che mi ha aiutato a fare tante cose e oggi mi sono ripreso tutta la mia rivincita di vita, se parliamo di questo. E mi dicono: tu sei sempre diventato un personaggio? No, non sono diventato un personaggio, però sono diventato una persona che oggi crede in me stesso, lo faccio dalla mattina alla sera e credo in ciò che faccio e mi piace, lo prendo come un lavoro, però è un gioco che a me piace proprio questo come lavoro. Quindi, se a me mi direbbero andresti in fabbrica per 5.000 euro al mese, io non ci andrei, e a me piace sta mezza gente, strilla, fa non si dicono le parolacce e fa questo tutto il giorno, questo è quello che piace fare a me, dalla mattina alla sera, e strilla Patrizia. Oggi è un'attività commerciale decisamente avviata, c'è tanta gente che viene, ci sono delle giornate in particolare che... Esplode, è vero. Anche se io ripeto, e come lo dico anche tante volte, ho una regola di questo negozio. Forse a volte sono tanto maleducato, a volte sono anche io, diciamo, non stinco, quando arriva il cliente non lo tratto assolutamente bene. Sanno a volte, però io dico sempre, qua sei a casa mia, il cliente non c'ha ragione. Se ti piace una cosa, bene, se mi vuoi criticare, accetto la critica, se è giusta. A volte sono nervoso, rispondo male, lo faccio ancora oggi, per carità, però l'ho preso a sto negozio perché è così, non lo so, è un'attività che mi piace. E non so che dirti, io vado pazzo. Ma ci racconti come è iniziato questo negozio, come è partito? Perché chiaramente c'è una storia dietro, no? Come ti è venuta questa idea poi? Allora, ti spiego, è stata facile. Stavamo a casa, un momento mio di errore, e non potevo uscire, stavo a casa con Patrizia. Patrizia in quel momento lavorava, faceva le donne delle pulizie, per 4 tornava la mattina a lavorare di notte, diciamo, e ritornava la mattina. E stavo a casa così, e c'avevo un frigorifero vecchio dietro casa. Prendo questo frigorifero e lo vendo a 80 euro. Mi vado a vedere sui siti e mi sono messo sui siti, diciamo sul mercatino di Latina. Mi metto a vendere un frigorifero usato. Prima se guadagna qua, se guadagna qua. Prendiamo il sussidio dei bambini, non vergogna dirlo, 280 euro. Prendo questi 280 euro del sussidio e vado a comprare due frigoriferi e due lavatrici usati. Patrizia ha cominciato a strillare. L'ho messo sul mercatino e ci feci 450 euro. E così è andato avanti, non mi sono mai fermato. Uscendo dal mio periodo sbagliato, prendevo una macchina. Andavo a Napoli e compravo i Velvet, quelli per, diciamo, per i calli per i piedi.
li compravo a 3 euro, mi mettevo davanti al bar Desiderio e li vendevo a 5 euro. Da là poi le lenzuola, andavo per le case popolari, andavo in giro con la macchina con Patrizia, il magazzino, c'avevo la cameretta della bambina, era diventato un magazzino, la gente veniva e comprava dentro la cameretta di mia figlia, le lenzuola, la roba. Poi ho aperto un magazzino dietro casa, poi ho iniziato qua e poi è scoppiato con la pandemia. A me la pandemia mi ha salvato. Ecco, quindi sei uno dei pochi casi in cui la pandemia, e durante la pandemia hai avuto questa idea di... Questa idea che noi stavamo sul sito, che noi stavamo a casa e Patrizia mi fece una pizza... quelle surgelate, mentre stavo al telefono, non so chi stava con la madre, e tutto vado a tirare fuori la pizza, è diventata bruciata. Ho detto, così ce la faremo, ho sbattuto sta pizza per terra, ho attaccato la diretta, si collegarono 1000 persone. Da là, sempre a giocare, a piallare in giro e tutto quanto, una mattina ci decidiamo, diciamo, ma noi abbiamo pure il negozio qua a fianco, era piccolino, dopo te lo faccio vedere, e c'abbiamo la parte dell'online dietro, noi potevamo vendere online, era il periodo che sotto pandemia potevi vendere solo online. Abbiamo aperto una diretta per vendere online io e Patrizia e la gente comprava. Per comprare tanto che mi sono studiato, ho fatto un marketing mio, diciamo, l'ho chiamato senza studiare, non so, c'ho terza media, non so l'italiano, non so scrivere, manco un altro può scrivere. Mi sono inventato questa cosa, lo sai che faccio? Usiamo il popolo. Il popolo cosa fa? Noi non c'abbiamo soldi per comprare la roba. Allora facciamo, noi risparmiamo pure a loro come facciamo noi a cercare le offerte. Mi apro una cosa tutta offerte, compro a poco e vendo a poco, vediamo che succede. E così non mi sono mai fermato. Ma tu sei diventato anche un personaggio, anche se non ti piace questo nome, sei diventato un personaggio perché sui social sei seguitissimo. Assolutamente, questo lo confermo, sui social siamo seguitissimi, siamo molto molto virali, questo è verità. Però io non mi sento un personaggio, mi sento uno di voi, come posso fare? Uno del popolo, uno normale. Se a me mi fermano la foto, sì, me la faccio, ma non è che dicevo che casomai ho fermato un attore o... No, è fermato uno, come dicevo prima, uno scemo, punti che strillava la mattina alla sera. Questo è Murciano. Allora, qui stiamo vedendo uno dei tuoi negozi ormai, no? Anche se in realtà tu mi dicevi che il primo negozio... Il primo negozio era là. Qui c'era tutto un muro e noi avevamo un negozio di qua, con la cassa lì. E il negozio era questo... Qui diciamo era questo qua, reparto pigiameria e reparto biancheria di qua. Con una cassa e dietro c'era il reparto dove scaricavamo e facevamo l'online. E poi mano a mano abbiamo sempre spaccato e siamo andati fino a dove sta muova la pizza. Luigi Murciano è famoso per Patrizia. È la prima cosa che sentiamo in ogni video di Luigi Murciano è Patrizia. Abbiamo chiesto prima a lui chi è Luigi Murciano e Patrizia chi è? Patrizia! Allora ci sei, dai! Allora, Patrizia penso che è quella che si trova in tutte le case. Mi sento semplice, mi sento ognuno di noi, quindi non credo che sia un qualcuno, ecco. Luigi ha raccontato un passato più complicato, insomma, no? Però lui ha sempre detto, è sempre stata Patrizia che mi è sempre stata accanto e soprattutto ha sempre creduto in me. Tu hai sempre creduto in Luigi, perché? Allora, noi ci siamo conosciuti da piccoli, quindi io avevo 15 anni e lui ne aveva 17. Siamo cresciuti insieme ed era proprio quel momento quando pensi a quando ti fai la tua, ti sposi, quindi ti crei una famiglia e tutto. Io ero una di quelle ragazzine che pensavo di potermi creare una famiglia, un po' come quella del Mulino Bianco, diciamo così. Perché in tutto quello che faceva, comunque io ci vedevo che lui voleva creare qualcosa per noi. Quindi per quello io ho creduto, pure se altre persone non credevano in lui. E dentro di me dicevo, ce la facciamo, prima o poi ce la facciamo. Pure se tu stesso non ci credi, prima o poi ce la facciamo. E quando lui da solo si è accorto che ce la potevamo fare, io avevo vinto. Cosa significa stare tutti i giorni accanto a lui, nella vita e nel lavoro? Allora, intanto mettiamo che io mi sono innamorata di lui proprio per questo, perché lui era così, no, zitto, che poi la tagliamo. La tagliamo. La tagliamo. No, mi sono innamorata di me. Mi sono innamorata perché lui era così, mi faceva ridere, cioè era spiritoso, mi faceva i dispetti, cioè è così, era così ed è ancora così. Il problema è che prima casomai lo faceva da solo o tra amici. Quando ha capito che questo era un punto forte, non si è vergognato più di farlo in mezzo al pubblico. Quindi quello che faceva prima io lo sopportavo, quello che fa mo lo continuo a sopportare. Tra
le storie di successo, in particolare c'è quello che è diventato famoso come il 3-2-1 la domenica. Come nasce questa idea? Allora, questa idea è nata l'unico giorno della domenica che facciamo lo spezzato. Apriamo alle 9, chiudiamo a mezzogiorno e mezzo, riapriamo alle 3 e chiudiamo alle 7. Andiamo a mangiare io e lei con i bambini, che è l'unica domenica che noi siamo tutto il giorno lavorato, mezza giornata dedichiamo la domenica, andiamo con i bambini e poi la sera. Andiamo a mangiare, ritorniamo, noi mettiamo un nastro qui all'entrata per non far parcheggiare, perché sennò ci mettono le macchie davanti, per cose, tutto. Abbiamo lasciato un nastro. Torniamo da mangiare, trovo le macchie tutte sulla pontina, sulla... Erano le 3:15, ho detto, ma che è successo? Arriviamo, come entro dentro, vedo una folla di gente, ho detto, ma che è successo? Stava sentito male qualcuno. Non me l'aspettavano, detto, prima stanno per noi. Lei mi fa, viva, che ne so, arrivo con la macchina, un pazzo suonando, dico, ma che state a fare qua? Stavo aspettando che apri, voglio aprire, non c'è la strilla, apri questa cosa, dai, 3-2-1, è nato così. Lui diceva, dovete aspettare, alle 3 apriamo. Cosa ho fatto? Quindi quando stavano tutti là, ti interrompo, quando stavano tutti lì pronti, hanno tagliato, lui ha fatto fermi, 1, 2, 3, via, e loro hanno cominciato a correre, quindi se la sono inventata i clienti. E viene tutto giornaliero, non è stato mai nulla inventato. Abbiamo iniziato dicendo chi è oggi Luigi Murciano, abbiamo raccontato chi era Luigi Murciano. Chi sarà Luigi Murciano domani, tra un mese, tra un anno? No, sempre questo, non cambierò mai, ho avuto tante proposte per fare sempre pure il salto di qualità. Io sto lavoro, l'ho preso da lunedì a lunedì, davvero non c'ho, mi dispiace tanto per i bambini, perché quello che faccio oggi lo faccio per loro più che altro. Non so quello che esponiamo, bei ristoranti o belle cose, siamo criticati perché uso qualche maglietta bella, però mi piace questo. Fino a ieri, se potevo permettermi qualcosa di economico, mi usavo l'economico, oggi se posso mettere una maglietta, ma non togliendo niente a nessuno. Io penso che domani, per me, io sono arrivato, per me va bene così, non voglio altro. Io oggi, credetemi, è brutto dirlo, però è la verità, io oggi sono contento di quello che so, io non voglio altro, non voglio superare me stesso, basta, io sono arrivato, io sono contento di quello che so. A me piace vedere la gente che strilla, la signora che viene qua che strilla a nome mio, e sei venuta tu e l'hai visto tante persone, che è quello che a me piace, io sono arrivato, per me va bene così, ho vinto nella vita questo era quello che volevo, e ho vinto, non posso starci altro, niente più, per me va bene così.